Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti che avete raccolto l'invito, le televisioni e gli organi di stampa che sono presenti, i soci fondatori di questa associazione e in particolare Vincenzo Cordone, Antonio Di Federico e Vincenzo Di Antonio, che sono, diciamo, i tre che hanno dato vita, hanno fatto scattare la scintilla per questa iniziativa. Un ringraziamento particolare anche a Marco Pace, che ha curato il logo e diciamo, si è messo a disposizione dell'associazione, tant'è che io lo considero socio a tutti gli effetti, anche se non ha partecipato alla, diciamo, alla riunione originaria dell'associazione. L'associazione Amici del Calcio Teramano nasce, come ho già detto, dall'iniziativa di alcuni tifosi, però tutti i 20 fondatori hanno aderito con entusiasmo. Perché? Perché se andiamo a vedere, anche con diverse età, i 20 fondatori sono cittadini di Teramo che da sempre, da ragazzi, hanno frequentato lo stadio. Non solo hanno frequentato lo stadio, ma hanno trascorso parte del tempo libero a discutere, a parlare di acquisti, vendite, risultati della Teramo Calcio e non di squadre di Serie A, cioè patiti del Teramo Calcio. Sono vissuti col, diciamo, nella gioventù col Teramo Calcio e questa passione è rimasta anche nel tempo. E da qui è nato il nome di Amici del Calcio Teramano, perché il Calcio Teramano, diciamo, si sono susseguiti diversi personaggi, diversi presidenti, diverse società, però il tifoso è rimasto sempre affezionato ai colori della società. E proprio perché Amici della Teramo Calcio, io ho voluto qui a fianco a me l'attuale presidente della Teramo Calcio, Luciano Campitelli, perché lo reputo il primo amico della Teramo Calcio in questo momento, perché è colui che sta riportando le sorti della Teramo Calcio ai livelli, diciamo, che gli competono. Innanzitutto voglio comunque precisare una cosa, che l'associazione nasce per iniziativa di noi 20 soci fondatori, però è un'associazione che noi riteniamo aperta a tutti i tifosi della Teramo Calcio, cioè chiunque vuol partecipare all'associazione può liberamente associarsi, o se non vuole associarsi partecipare alle riunioni, perché noi istituiremo anche un sito internet e quindi daremo notizia delle riunioni che ogni 15 giorni o mensilmente andremo a fare. Tra l'altro ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare l'associazione di Teramo Nostra che ci ha concesso la sede per riunirci, e quindi siamo aperti al contributo di tutti, gli amici del calcio teramano. Non c'è preclusione per nessuno, questo ci tenevo ad evidenziarlo. Anzi, aspettiamo il contributo di molti. La finalità dell'associazione, la finalità principe è quella di festeggiare il centenario della Teramo Calcio, del calcio teramano, che ricade il 15 di luglio, del 2013 saranno 100 anni che sono trascorsi dalla disputa della prima partita giocata in località Porta Madonna, sul campo denominato Piazza d'Armi. Noi festeggeremo, siccome il 15 luglio è un lunedì, festeggeremo il sabato, quindi il 13 luglio, e in quell'occasione contiamo di avere a Teramo circa 800 ex giocatori e allenatori che negli anni hanno vestito i colori biancorossi.
In occasione, diciamo, di questa manifestazione verrà consegnato un volume sulla storia del calcio teramano, curato dal professor Serpentini, che voi conoscete, sapete, profondo conoscitore delle vicende del calcio teramano. Nel volume sarà inserito anche un DVD, nell'occasione sarà allestita una mostra fotografica e anzi per la mostra invitiamo tutti quelli che hanno delle vecchie fotografie, dei vecchi reperti a mettersi in contatto con noi per diciamo, cedere per un breve periodo di tempo, per il periodo della mostra, queste foto. Ci sarà per l'occasione un annullo filatelico e fra qualche settimana partirà su un quotidiano locale partirà la possibilità di votare dei giocatori per stabilire qual è la formazione ideale di questi 100 anni, i giocatori diciamo più rappresentativi e più forti che hanno calcato il terreno di gioco del comunale. Queste sono tutte iniziative diciamo rivolte al festeggiamento del centenario, però contiamo anche di affiancare a queste iniziative ulteriori iniziative di carattere benefico e sociale che di volta in volta andremo a stabilire. E tra l'altro con il contributo, come dicevo prima, di tutti, speriamo di poter elaborare proposte, nuove proposte, sempre riconducibili all'ambito sportivo, che possano anche fungere diciamo da supporto ad altre organizzazioni anche di carattere istituzionale. Io adesso, dopo aver illustrato diciamo, la finalità di questa associazione, passerei la parola al vicepresidente Luigi Montironi, che vi illustrerà un attimo quali sono diciamo, i costi di questa, o un preventivo di massima che abbiamo elaborato per tenere in vita questa associazione. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io mi associo naturalmente alle parole del Presidente, se il microfono si ferma a me. Voglio, se mi è permesso, estendere il saluto agli ex calciatori, miei ex colleghi e amici, rimasti amici, diciamo, presenti in sala, e mi, se è permesso, vorrei invitare a partecipare attivamente alla manifestazione anche i calciatori che stanno, sono nella zona, che possono dare un contributo alla riuscita della manifestazione. Venendo più al bilancio, al budget, abbiamo predisposto un budget di spesa. Brevemente vi dico quali sono le principali le voci. Una cena a favore dei partecipanti, poi una comunicazione, manifesti, volantini, inviti, la cartolina, l'annullo filatelico, poi il volume del centenario, realizzazione di DVD, sì. Sempre confermato, la duplicazione di DVD, poi un allestimento in Piazza Martiri di un palco con luci, musica, service, quindi per il giorno 13, stesso giorno mi pare. 13, sì, il 13. Tutto il 13. Sarà la mostra fotografica e poi la realizzazione del sito per un totale spesa prevista di 35-40 mila euro. Ovviamente queste spese dovranno essere coperte con i contributi da parte dei soggetti disponibili a partecipare, e quindi invito tutti a dare il massimo appoggio a questa iniziativa. Basta così, devo dire altro. Come vuoi. No, non dico, se c'è qualcos'altro magari
rimango a disposizione per presto a disposizione per eventuali domande, se qualora ci fossero. Uno sport che è il più bello del mondo, ma che lega naturalmente le vicende storiche di una società. Non c'è uno sport che sotto ogni punto di vista esprima volta per volta la storia di una comunità, sia quando gioca, sia quando organizza, sia quando sostiene, sia quando non sostiene, sia quando fallisce, sia quando ricomincia. Il calcio, se ci pensate, è sempre espressione di una società e quindi riesce ad esprimere i valori di una società e di una comunità. In questo senso concretizza quella che anche i giovani ultras colgono, non sempre positivamente, ma spesso sì, come concetto di tradizione. Quindi il calcio è storia, tradizione. Con questi 100 anni noi intendiamo ricordare, quindi legare i valori storici di una società che ha espresso calcio a partire dal 1913. In un momento in cui il calcio non si sapeva bene nemmeno che cosa fosse, non se ne conoscevano bene le regole. Mi ha fatto sempre sorridere quell'articoletto pubblicato su un giornale teramano che spiegava: attenzione, non sempre, ogni volta che il pallone attraversa la linea di porta è rete, non sempre. Bisognava spiegare che non sempre era gol, c'erano delle altre regole. Nel tentativo di dar vita a questo sport, intanto sono i giovani teramani che si arrangiano dove possono per tentare di capire che cos'è il calcio, come si gioca, come si fa. Quindi è una società che nell'imminenza di quella tragedia che poi fu la guerra cercava di esprimere valori sportivi che non fossero soltanto quelli legati all'atletica, non si chiamava leggera in quel momento, al ciclismo che andava molto di moda, ma che consisteva nel prendere una palla e correrci dietro per infilarla in una porta. E anche la palla era un oggetto misterioso, tant'è vero che il professore D'Alessandro se ne fece arrivare una da Bari, perché non è che i palloni fossero a disposizione di tutti. Quando poi nel 1929 nasce la società sportiva Teramo, nasce in un momento particolare, anch'esso è un profondo elemento di cognizione storica, perché chi vuole a Teramo una società di calcio organizzata è il potere politico dell'epoca, è il fascismo che vuole a tutti i costi una società sportiva e ordina ai suoi gerarchi locali di organizzare una società sportiva congiuntamente alla costruzione di un campo sportivo dove si possa giocare a calcio, e quindi è tutta una società sociopolitica che si mette in attività per costruire una società e quindi un campo sportivo. Ecco, vedete qual è il legame stretto, congiunto tra la storia di una società generalmente intesa e la storia di una società di calcio. E dal 29 in poi non c'è momento storico di questa città che non si lega in qualche modo alla storia del calcio. Durante la guerra è la famosa mitica partita di calcio tra teramani e inglesi che viene giocata allo scopo precipuo di fregarsi il pallone agli inglesi, perché si sono organizzati in modo tale che, quale che sia il risultato, poi alla fine il pallone deve essere nascosto, buttato per poter essere ripreso. Gli inglesi se ne accorgono e alla fine del 4-4 famoso, discusso perché sembrava che gli inglesi avessero fatto un altro gol non riconosciuto, 5-4, insomma non gli interessava più di tanto, ecco, anche qui un elemento di forte, stretto contatto tra il momento storico, una città dove
c'è miseria, dove c'è fame, ma c'è voglia di riprendersi, dove il campo sportivo è stato occupato dai carri armati, e quindi è stato il terreno di gioco dilaniato, sconquassato, c'è la voglia di ripartire. E poi nell'immediato dopoguerra, quando questa volta è il potere dell'epoca, la Democrazia Cristiana, che rivuole una società sportiva, che rivuole che lo sport ridia slancio alle popolazioni e soprattutto ai giovani, e la Libertas diventa l'espressione particolare e sottolineata della necessità di ridare vita al calcio. E anche dopo, negli anni successivi, fino ad arrivare al presidente Campitelli, che esprime a modo suo una imprenditorialità che è di genere particolare, ma che esprime anche una passione sportiva, senza la quale l'imprenditorialità di per sé sarebbe solo sponsorizzazione e non anche organizzazione di un'attività calcistica agonistica. In ogni momento, in ogni decennio, volta per volta, noi abbiamo sempre questo stretto contatto che non accade mai, lo dico con forza, in nessun altro sport. Uno stretto legame. Anche il fallimento del Teramo di Malavolta è l'espressione di una difficoltà economica di una città che conosce il post-industrialismo, di una città che comincia a soffrire perché non riesce più a seguire le necessità dettate dal ruolo di Teramo capoluogo. Insomma, non voglio farla sempre più lunga perché credo di aver dato delle prove sufficienti di quanto la storia del calcio sia anche la storia di una comunità. Però guai, e giustamente il presidente Martegiani è stato il primo a raccomandare a tutti questa necessità, se questa associazione si limitasse soltanto a festeggiare i 100 anni di storia del calcio a Teramo e quindi necessariamente vedrebbe svanire ogni possibilità di espressione di sé, è passato il momento del festeggiamento del centenario. È questo il motivo che spinge questa associazione a proiettarsi anche oltre il centenario, non soltanto nella speranza di poter festeggiare anche personalmente il bicentenario, ma anche per costruire le basi successive di un rapporto con gli altri sport. Mi è piaciuto soprattutto questo aspetto dello statuto dell'associazione. Quando si dice storia del calcio, festeggiare la storia del calcio, amici del calcio della mano, non vuol dire che ci si pone su un piedistallo e si dice noi siamo i calciofili, quindi no. Si vuol tessere una rete di rapporti e di relazioni con gli altri che organizzano eventi sportivi, quindi pallacanestro, ciclismo, atletica, quale che sia il momento, perché anche questi sport a loro volta hanno avuto momenti di alto e momenti di basso. Rapporto stretto ovviamente con l'espressione calcistica del momento, che in questo caso è il presidente Campitelli, e poi anche questo una finalità filantropica, per questo si è pensato, poi si concretizzerà ancora meglio, magari l'acquisto di defibrillatori per campi sportivi minori o per altre iniziative. Insomma, questa associazione non cessa la propria attività con il festeggiamento degli anni. Concludo esprimendo un pensiero di gratitudine per tutti coloro che hanno giocato per il Teramo. Noi ce li dobbiamo ricordare uno per uno, e anche quando non ce li ricordiamo faremo gli sforzi per ricordarceli, perché tutti in un modo o nell'altro sono riusciti a portare il nome di Teramo, e abbiamo avuto la prova che molti di loro che sono stati qui 30-40 anni fa ancora si ricordano questa cittadina che
se ha perso qualche volta il senso della propria identità, non ha perso il senso della propria appartenenza e della propria importanza, anzi si spera che possa questo essere perpetuato nel futuro. Un pensiero anche a Kira, ha realizzato il primo gol che sia mai stato segnato a Terni. Pensate, era il 13esimo, mi pare di ricordare, minuto del primo tempo di questa prima partita che certificatamente è stata giocata a Teramo, una partita strana perché era una partita di 11 contro 10, almeno le storie ci hanno tramandato una formazione di 11 e una di 10, quindi o il cronista se n'è scordato uno perché ancora non si era capito che si giocava forse 11 contro 11, o magari all'ultimo momento è venuto meno un giocatore e una squadra che magari sarà stata quella che poi ha perso ha giocato in 10. Forse perché chi aveva organizzato l'incontro non ha partecipato alla partita, chissà, forse ha fatto l'arbitro, perché qualcosa ci doveva stare in campo che dicesse fallo, non fallo, gol, non gol. Ma soprattutto a Giulio Michetti, che realizzò al 13esimo del primo tempo il primo gol. Ed è un nome famoso per certi versi, perché molti di voi si ricorderanno che poi per anni ha fatto il fotografo a Teramo, è stato un fotografo anche di valore. E io perciò mi sono raccomandato, poi non so se esaudiranno questa mia richiesta, come elemento anche significativo, sia agli amici dell'associazione che alla persona interessata che adesso dirò, siccome c'è la figlia di questo signore che si chiamava Giulio Michetti, sarebbe bello farle dare una specie di calcio al pallone simbolico, come per dire, ecco, questo è il primo gol che sia stato mai realizzato. Anche perché, sì, in una partita di pallacanestro i cesti ce ne stanno a centinaia, quello che in una partita di calcio non ce ne posta manco uno di gol, però, signori, il momento del gol è un momento magico, vero Presidente? Il momento del gol è per chi lo fa è magico, per chi lo subisce è magico e per chi ha pagato tanti soldi per vederli realizzare e non per vederli subire la propria squadra è ancora più magico. Tant'è vero che il poeta, in Italia non ci sono tante poesie e tanti scritti sullo sport, ma c'è uno sul calcio ed è quello di un grandissimo poeta italiano che in una poesia ha rappresentato proprio il momento del gol, il portiere vanamente uscito dalla difesa che guarda il pallone che entra, insomma, il momento del gol è magico. E noi appunto il 13 luglio del 2003 festeggeremo il centenario di quel primo momento magico in cui a Teramo un pallone calciato è stato visto entrare in una rete, che forse era immaginario perché la rete magari manco c'era, erano due pali come si è giocato poi per anni nel campo di Porta Madonna, costituiti da due alberi. Grazie. È parte integrante di una comunità, è l'espressione di una comunità. È tutto molto importante per legare questa manifestazione, appunto il calcio, alla storia di una città. Io prima di cedere la parola al presidente del Teramo Calcio, Luciano Campitelli, che sicuramente avrà da dirci qualcosa, vero Presidente, io poi inviterei anche la platea, se avete così, volete rivolgere qualche domanda ai presenti o magari avete da dare qualche suggerimento per questa associazione culturale, ben vengano questi suggerimenti e anche alcune domande. Quindi cedo la parola al Presidente Luciano Campitelli. Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente degli Amici del Calcio Teramano perché hanno fatto una cosa bellissima, una cosa che credo che si ricorderà per tantissimi anni. Veramente auguro che possa essere una manifestazione insieme all'appoggio nostro totalitario, perché si parla di calcio e quindi noi dobbiamo essere in primis a stare vicino a voi in tutto, perché penso che oggi nasca forse per la prima volta a Teramo un progetto
e questo alle 3 di questa notte mi è andato via il sonno, perché credo che, lo dico adesso, non l'ho detto a nessuno, che potrà essere il futuro del calcio teramano. Perché oggi, se noi guardiamo società come il Barcellona, società importanti dove c'è un azionariato popolare, io credo che questo dovrà essere, questa società nuova integrata insieme a noi, se ci sarà la possibilità, il futuro calcio, diciamo teramano, ma penso che oggi il futuro del calcio dovrà essere basato su questo, perché oggi un imprenditore, due imprenditori, tre imprenditori, per l'economia che c'è in giro, non è che ci possano essere grosse possibilità di grossi successi con comunità non molto grosse come può essere Teramo, invece con delle associazioni dove ci dovrebbe essere la partecipazione di tante persone, tanti sportivi, e quindi ritenersi vicino e anche dentro la società, credo che può essere un passaggio dove noi, insieme ad Ernesto, dobbiamo studiare per il futuro, ma per il futuro di tutta la comunità, non di Luciano Campitelli, perché Luciano Campitelli oggi è presidente, però fra qualche anno sicuramente i presidenti devono cambiare, e quindi credo che io in questo progetto ci punterò molto, e spero che Ernesto insieme a me mi darà la possibilità di poter dare delle idee, e poi con la speranza che si possano sposare insieme. Anche perché oggi vedo Ernesto presidente, a me mi fa molto molto piacere, perché diciamo che è stato anche lui, insieme a suo fratello e insieme a tanti altri amici, i fondatori di quella società dove io, in un piccolo, in un momento in secondo, sono stato invitato a partecipare a questo progetto, e devo dire che Ernesto ha scelto giusto. I meriti sono loro in primis, che hanno avuto l'idea di riscrivere questa società, e poi è stato quello che è stato, perché noi abbiamo avuto un grandissimo successo, perché se dobbiamo dire che oggi festeggiamo il centenario in Serie C, quando noi lo dicemmo all'inizio, in 5 anni speriamo di essere in Serie C, ma quello che si diceva noi non ci rendevamo neppure conto, perché l'esperienza era talmente talmente piccola, perché noi non sapevamo che cos'era il professionismo, non sapevamo niente. Avevamo una cosa importante però, la passione, l'amore per questa cosa che è il calcio. E quindi io credo che nella vita, anche piccole comunità come possono essere Teramo, ma che ci possa essere un'associazione che coinvolge tante altre persone, si crea quel giusto entusiasmo che forse negli anni passati, che qui sono vissuti solo imprenditori, e quindi imprenditori significano che loro fanno e che loro poi dettano. Io credo che oggi deve essere, che in una società deve essere presente anche il presidente di un azionariato popolare, per poi esprimere insieme a tutti quello che dice, che vuole la gente, insieme anche all'imprenditorialità e tutto il resto. Quindi penso che oggi, ma lo penso veramente e me lo auguro di cuore, possa nascere veramente un futuro anche del calcio teramano, oltre al festeggiamento di questi 100 anni, perché l'obiettivo dovrà essere quello, altrimenti è una cosa che va non a finire, ma non ad alimentarsi, mentre questo dovrà essere un alimento per tutti gli anni che andrà avanti. E quindi insieme credo che si possa creare veramente un gran bel rapporto tra di noi e la gente in primis. Grazie. Se c'è qualcuno che vuol fare delle domande o proporre iniziative. Scusa, ma un attimo che ti diamo un microfono. Vieni, avvicina. Niente, se comunque questo progetto rientra la valorizzazione del comunale, che comunque si parla di tradizione storica.
Allora, io nel passaggio finale, l'ultima cosa che ho detto, quando ho parlato di elaborare proposte che possano essere di supporto anche, diciamo, nell'ultimo mio passaggio, ho parlato tra l'altro di elaborare delle proposte che possano essere di supporto anche a organi istituzionali. Diciamo, in quell'ambito si potrebbe anche pensare di suggerire un qualcosa per sistemare il vecchio comunale. Non sono entrato nello specifico, però diciamo nell'ambito di quel discorso può rientrare anche il discorso del comunale, che è un argomento che attinente allo sport in generale, perché non è che bisogna, diciamo, parlare solo di calcio per parlare dello stadio comunale, è uno spazio che può essere adibito a manifestazioni di ogni tipo, quindi